Non è un esame, è solo una chiacchierata. Magari dopo ti sentirai pure meglio. Non ho mai, diciamo, parlato con Dio. Iniziamo col parlare noi due. Se Dio vorrà ascoltarci, sarà libero di farlo. Allora, perché non partiamo dall'inizio? Da cosa stavi scappando? Non è così facile da spiegare. Dubito che mi crederebbe, dopo tutto. Non immagini neanche di cosa la gente parli qua dentro. E di quanti fuggono dalle loro paure. Mi creda, padre. Se avesse visto quello che ho visto io, sarebbe fuggito anche lei. Ti credo. Ma dimmi una cosa. Stavi scappando da quello che hai visto? O piuttosto stavi fuggendo da quello che temevi sarebbe successo dopo? Tante volte la gente fugge da ciò che non conosce. Certo, la realtà a volte è spaventosa. Ma non è detto che ciò che ci aspetta dopo lo sia. Non so più neanche quale sia la vera realtà. A dire il vero, non so neanche perché sono qui dentro. Forse perché stavi cercando un riparo. Come l'ho detto prima, padre, non sono mai stato molto credente. Io sono un medico, credo nella scienza. Ho passato tutta la mia vita a curare le persone. Hai sempre fatto di tutto per battere la morte. Ti prego, dimmi che non sei al lavoro. Amore, sai come funziona? Mi hanno chiamato per un'urgenza. Mi sembrava che ne avessimo già parlato. Anch'io ho bisogno di te, soprattutto adesso. Ti ho già detto che lo faccio per noi, per il nostro futuro. Soprattutto con quello che sta arrivando. No, non mi interessano i soldi. Io voglio mio marito e ti voglio al mio fianco. Sei sempre pronta per gli altri. Ma a me chi ci pensa? Se mi capitasse qualcosa, sei sempre in ospedale. Ma io ci sono per te. Non riesci proprio a capire che io ho un compito. Il mio lavoro è importante. Io non voglio solo curare le malattie. Il mio scopo è sconfiggere la morte. No, secondo me sei tu che non riesci a capire la mia situazione. Bisogna che ti cacci in testa che non sei un dio. Senti, amore, ho capito. Domani prendo un giorno libero e stiamo insieme, ok? Sì, ma non è che mi basta un giorno solo per darmi il contentino.
succede, ragazzo? Sembra tu stia scappando da qualcosa. Padre, lei... lei mi vede. E perché non dovrei, se è reale quanto me? Reale. Senti, figliolo, ho idea che tu abbia bisogno di sederti e magari di chiacchierare un po'. Beh, padre, io... io non sono mai stato molto credente. A dire il vero, non mi sono mai confessato. Nessuno è perfetto. Da questa parte, seguimi. Non è un esame, è solo una chiacchierata. Non è così facile. Magari dopo da spiegare. Pure. Ti credo, ti credo. Tante volte. Ma dimmi una cosa. Fugge da ciò che non... Stavi scappando da quello che hai visto? Non so più neanche quale sia la vera realtà. Hai sempre fatto di tutto per battere la morte. Sei sempre stato molto sicuro di te, immagino. Ma non mi hai ancora detto da cosa stavi scappando. No, no, padre. Non credo capisca che... Chi è adesso il morto sei tu. Certo che lo capisco. È da me che stavi scappando. Credo aver sempre saputo da cosa stessi fuggendo, ma non ho comunque intenzione di seguirti. Se l'hai sempre saputo, allora saprei anche di non avere scelta questa volta. Ma tu... tu puoi darmi più tempo. Mia moglie... non vedrò neanche nascere mio figlio. Quando una persona muore, lascia qualcosa di sé alle spalle. Sono sicura che a tuo figlio arriverà la parte migliore di te. Lo vedrò. Ogni volta che sarà lui a guardarti.